Io ringrazio Enrico che oggi ci racconta per il settimo lunch, ci racconta qualcosa sui nuovi codici e tecniche di codifica e decodifica video. Ringrazio anche i ragazzi del Nexa che sono sempre molto bravi a gestire tutta l'infrastruttura. Grazie Enrico. Grazie, grazie a voi per essere intervenuti. Dunque, oggi vi racconto qualcosa riguardo a alcuni standard scritti nuovi, però diciamo recenti, per quanto riguarda sistemi di comunicazione multimediale. Tutti sapete che il video è molto importante oggigiorno, giusto per dare un numero, un po' vecchiotto, ma ancora abbastanza realistico. Questa parte colorata, quindi quasi due terzi del traffico, 70%, è traffico video in Nord America, meno in punta, tutto fatto 100 traffico internet, e un terzo, più di un terzo, tra l'altro, è solo Netflix, tanto per dare un'idea. Ok, tutti siamo in grado di produrre video, facile produrre video, abbiamo dispositivi, diciamo, in tasca tutti quanti per produrre video, si possono fare streaming live e così via. Io non vi parlo di tutto quanto perché non ci starei con i tempi, l'argomento è molto ampio. Mi focalizzo solo su un aspetto che è lo streaming, in particolare quello on demand, contrapposto alle comunicazioni interattive tipo Skype, che oggi non sappiamo, se poi nelle domande avete qualche curiosità, eccetera, possiamo anche parlare, però ci focalizziamo sullo streaming, in particolare sul on demand, quindi non in live, non un servizio tipo TV, ma un servizio diciamo tipo Netflix, YouTube, Amazon. Ci sono tre elementi fondamentali di cui vi voglio parlare oggi in questi sistemi di comunicazione multimediale per lo streaming on demand. Uno è il codificatore, quindi l'algoritmo che fa compressione, riduce la quantità di dati così che possano passare sulle bande che abbiamo a disposizione nella rete ODM. Uno è il sistema di trasmissione, quindi che tipo di protocolli si utilizzano ogni giorno per fare questo streaming on demand, perché c'è stato un po' di cambiamento negli ultimi 10 anni. E poi un terzo aspetto importante, che è la valutazione della qualità di tutto il sistema, che è qualcosa che sta coprendo un effetto sempre più fondamentale, e anche grandi player come Netflix e così via si stanno ponendo il problema di avere delle buone metriche, eccetera. Andremo a vedere qualcosa specificamente in questo caso. Queste sono le sigle delle tecnologie di cui vi parlo, AWS, HEVC e EB1, forse l'ultima non l'avete tanto sentita, ma è interessante conoscerla. Vi parlerò un pochettino di Dash, che è lo standard per fare streaming adattativo su HTTP, e poi di questa metrica, parlando poi in generale di metriche, per la qualità video proposta da Netflix un paio di anni fa, open source tra l'altro, quindi potete anche utilizzarla tranquillamente. Codifica video, penso che tutti più o meno siate, come dire, a conoscenza del fatto che per comprimere tanto dobbiamo buttare via dell'informazione, sia nel caso delle immagini sia nel caso del video. Quando comprimiamo tanto, compaiono degli artefatti, perché buttiamo via dell'informazione, riduciamo il numero di bit, ma la qualità peggiora. Si può regolare questa quantità di dati che buttiamo via. Quando decidiamo di fare una codifica a 10 megabit piuttosto che a 5 megabit piuttosto che a 2 megabit, usando tutti gli altri parametri uguali, stiamo decidendo di buttare via più o meno informazione e di conseguenza la qualità ne risente. Se l'algoritmo è migliore, la qualità peggiorerà in maniera meno significativa rispetto a un algoritmo peggiore. Sono stati proposti nel passato tanti standard per fare codifica video, li chiamo standard nel senso che sono stati standardizzati da organizzazioni internazionali, ma sono anche, diciamo, algoritmi proposti da compagnie private, aziende private come Microsoft e così via, Google, eccetera. Ci focalizziamo su quei tre che vi dicevo prima, AWS, HEVC e EB1. AWS, ce l'avete in tasca tutti, è quello che è comunemente noto come HEVC4, quindi se vi dico HEVC4 probabilmente lo conoscete, AWS meno, ma è la stessa identica cosa. Tra l'altro questa cosa è interessante perché sapete che il chairman di MPEG, che è dietro, diciamo, una delle due organizzazioni che contribuito alla standardizzazione, HEVC4, poi anche del successore, è Leonardo Chiarigliolo, un italiano, un ingegnere italiano, che ha contribuito sin dalla nascita a MPEG. E siccome lui è della parrocchia MPEG, in MPEG all'epoca hanno fatto una scelta un po' sfortunata,
hanno deciso di mettere il nuovo standard di codificamento che stavano costruendo come una nuova parte di uno standard esistente che è questo MP4. Per cui vi ritrovate con lo standard MP4 che ha due parti, parte 2 e parte 10, che fanno entrambi i video. Uno era il MPEG tradizionale, quindi diciamo quello che avevate molti anni fa, e l'altro è l'H264. E per evitare confusione tutti quanti hanno cominciato a parlare di H264, per evitare di dire MP4 parte 10, che è lungo e poi si presta a confusione se non dico parte 10. E così il nostro Leonardo, diciamo, si è un po' come dire, risentito della cosa e, come dire, tutti quelli che parlano di H264 vengono un po' totalmente, come dire, ripresi sulle varie mailing list, perché si deve dire ABC, ABC, Advanced Video Coding. È solo una curiosità, però diciamo che questo oramai è, questo standard è del 2003 come diciamo, finalizzazione del documento dello standard, perché qualche anno si è diffuso e oramai ce l'abbiamo in tasca tutti, è negli smartphone, come vi dicevo, è nei televisori, la televisione digitale terrestre ad alta definizione adesso usa H264, lo chiamo anch'io H264, c'è persino dell'hardware apposta nelle CPU Intel più recenti, nei Core i5, i7, eccetera, che fa codifica e decodifica hardware se lo vogliamo utilizzare, quindi è veramente diffusissimo. HEVC è il successore, sta per High Efficiency Video Coding, e qui non hanno più fatto l'errore di prima, del codice precedente, hanno cominciato a chiamarlo da subito ECVC per evitare questioni se è uno standard ISO IEC, quindi MPEG, o uno standard ITU, e quindi tutti lo conoscono come ECVC. Se vi dico MPEG-H, qui al contrario, nessuno sa che si chiama MPEG-H, che è la nomenclatura appunto ISO, oppure H265 con molto poca fantasia, si è partito H261 nella storia, siamo ora H265 per questo tempo. È già utilizzato la televisione digitale terrestre, la seconda versione, quella che tra l'altro è obbligatoria nei, diciamo, nei decoder, nei televisori che comprate tutti i giorni, ogni tanto nei negozi di mercato di consumo, deve avere questo tipo di decoder incorporato, perché la prossima generazione di trasmissione digitale terrestre userà questo encoder. Due parole su HEVC. Dunque, un po' tutti i nuovi standard si pongono l'obiettivo di migliorare, in generale di migliorare circa il 50% in termini di performance. Performance vuol dire, a parità di qualità, avere il 50% in meno di bit da dover utilizzare per la codifica. Quindi anche HEVC si è posto questo obiettivo, così come il prossimo se lo porrà più o meno uguale, e vi posso dire che l'obiettivo è stato ottenuto, secondo me, abbastanza, aggiungerei, se sentite il comitato, vabbè, probabilmente dirà del tutto. Comunque, diciamo che dal punto di vista tecnico è uno standard ben riuscito, poi se sottolineiamo anche che un punto di forza che è il decoder, quindi la decodifica non è poi tanto più complessa di una decodifica dello standard precedente AVC, che è quello che conta per la diffusione nelle applicazioni di elettronica di consumo a basso costo, come televisori, eccetera, eccetera, che non facciamo codifica sul televisore, ma solo decodifica, diciamo questo è un passo importante in avanti. Allora, ancora diciamo, un piccolo grafico di performance, ci interessa la curva rossa che è H264 e la curva blu che è HEVC. Sull'ordinata abbiamo una misura di qualità, ci torneremo poi nel finale della presentazione, comunque diciamo più in su è meglio, aumenta la qualità. Per 50% di guadagno che è il bitrate sulla X, diciamo ce l'abbiamo, però dipende un po' dai livelli di qualità a cui vogliamo avere il nostro contenuto. Quindi questo per esempio contenuti tipo entertainment, magari ve lo faccio vedere giusto per darvi un'idea di che tipo di contenuti utilizzano per fare questi test, le standardizzazioni, dei codificatori e così via. Normali contenuti, diciamo, forse creati ad hoc in certi casi, con molti dettagli, con caratteristiche di tipo spaziale, temporale un po' particolari, questo è un contenuto diciamo più semplice, tipo televisione, in cui ci sono due persone che discutono e così via. Altri contenuti possono essere più complicati, questo forse c'entra fino a un certo punto,
queste cose che sono un po' artificiali sono abbastanza difficili da codificare perché si vogliono ovviamente testare per bene i codificatori. Questa è un'altra delle scene utilizzate nei test di HPC per fare il confronto con AQC, quindi vedete molti dettagli, movimento, movimento generale e così via. Quindi vi ho dato più o meno un'idea, poi se avete voglia faccio vedere alla fine ancora un po' di video. Sono solo Paolo che non vorrei che il computer che soffrisse. Ok. Ok, quindi a seconda del punto che ci poniamo, sì, diciamo che c'è o non c'è questo 50%. Due parole sulle novità tecniche. Tutti questi standard, così come quelle per le immagini, dividono l'immagine, la singola immagine del video, in blocchetti di dimensione uguale, quindi come in questo caso, e poi vanno a lavorare sui singoli blocchetti per la codifica. Siccome si sta andando verso risoluzioni più elevate, con HEVC si è variata la dimensione di questi blocchetti, si è cominciato a fare dei blocchi più grandi, perché fare dei blocchi più grandi vuol dire essere più efficienti nella codifica, soprattutto nelle zone dove c'è meno da codificare, pensate a questi sfondi, queste cose uniformi e così via, essere più grandi uguale a meno bit, perché con pochi bit rappresento tutta l'informazione di una grande area. Un altro aspetto su cui si è lavorato molto e il processamento parallelo. Nel CPU oggigiorno non riescono più a crescere di clock, avete nel computer la CPU a 2-3 GHz, ma non riuscite ad avere a 30, non ci riusciranno, motivi tecnici vari, e quindi bisogna sfruttare il parallelismo, ovviamente non più core, e HEVC è il primo standard che diciamo, tiene in considerazione fin dal principio questa cosa, e quindi ha due strumenti apposta, due tool apposta li chiamano, che sono le TICE, possibilità di dividere l'immagine in più sottoblocchi e codificare in maniera indipendente, proprio nello standard è previsto questo, codificare e decodificare, quindi su core differenti di una CPU, di un dispositivo hardware, oppure di lavorare a blocchi con uno sfalsamento, diciamo, temporale, in maniera da poter sfruttare la ridondanza che c'è anche in verticale, cioè le aree già codificate che sono quelle in grigio, quando si codifica l'area blu, l'area scusate bianca, che è quella ancora da codificare. Dunque, tutto questo è previsto nello standard, in modo che non c'era. Quindi per venire incontro, diciamo, alle esigenze richieste, potremmo dire, dal mercato. Poi ovviamente si supportano risoluzioni maggiori. Diciamo, cose che diamo un po' per scontate, perché stiamo andando verso risoluzioni sempre più elevate. Dunque, qual è il problema allora? Se c'è un problema, in effetti c'è, e il problema, tra l'altro lo leggete anche molto chiaramente sul blog di Leonardo Chiariglione, che fondamentalmente fa una disamina di questo problema, sono i brevetti e soprattutto quanto c'è da pagare le royalties per utilizzare HEVC. Non è tanto la cifra che è comunque considerevole, nel senso che rispetto ad AQC è cresciuta di parecchio, si legge in giro qualcosa di tipo 10 volte, che non è proprio un incremento molto significativo, ma il problema è che ci sono tre entità, si chiamano Patent Pools, MPEG Licensing Alliance, che non c'entra niente con MPEG, però diciamo, è un'azienda che gestisce alcuni brevetti su HEVC, un'altra che si chiama Kerry Advance, una terza che è spuntata di recente, e in più tutta una serie di aziende che hanno, detengono dei brevetti e che un giorno magari possono, diciamo, farvi causa se non andate prima con loro a negoziare quanto vi dovete pagare i royalties per utilizzare dei brevetti che sono essenziali per l'implementazione di HEVC. Quindi questa è la situazione, questa foto, questa immagine è stata presa proprio dalla pagina di Chiariglione, quindi voglio dire, è lui che diciamo, ammette il problema. Tra l'altro è un problema non banale, perché alcune di queste società, per esempio questa Virusmina, neanche rilascia pubblicamente i termini di in quali è disposta a negoziare per queste royalties, quindi quanto bisogna pagare. Il risultato è che molti dei big players nel campo del video, quindi pensiamo a tutta una serie di aziende, Netflix, Google, eccetera, eccetera, non vogliono, non hanno voluto, anzi direi, accettare questa situazione di incertezza. E quindi si sono messi a svilupparsi un loro royalty free, che non vuol dire che non sia coperto da brevetti, ma semplicemente che tutti quelli che partecipano sono disposti a concedere l'uso dei brevetti senza chiedere il pagamento di nulla.
cambio dell'uso del riferimento di legno, ma che recente il cambio dell'uso di questo sistema. Intanto MPEG e stanno andando avanti, vabbè, stanno cominciando a fare qui a colpo proposito per il prossimo standard H266, chissà come si chiamerebbe MPEG, però si stanno anche ponendo il problema di questa situazione che è in corso praticamente in questi giorni, ottobre 2018, quindi a Coding Industry Forum, che cerca di, diciamo, capire che cosa si può fare per questa questione che fondamentalmente non è tecnica, ma più che altro politica dei brevetti. Due parole su ABC, scusate, AB1, alla ESPOR Open Media, il gruppo fondatore, trovate qui founder più membri, ci sono 39 membri al momento. Quando avevo controllato un po' di anni fa erano 7 fondatori, adesso sul sito ce ne sono 12, si vede che si può diventare fondatori anche dopo, che si è fondato. Comunque, vabbè. Comunque sono tutti nomi di primo piano, Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix e così via. E non sono proprio gli ultimi arrivati nel campo. E hanno messo tutti insieme tutti i loro brevetti che hanno, tecnologie per la codifica video, e ha cercato di fare qualcosa che fosse migliore di HEVC, quindi sostanzialmente dello stato dell'arte, royalty free, e c'è anche il codice sorgente disponibile, sebbene la verità la versione disponibile al momento non è particolarmente ottimizzata. È già supportata però in prima versione sperimentale di browser, quindi non è qualcosa di teorico come poteva essere, diciamo, 2 anni fa, si dice ma sì, forse adesso rilasciamo un codice, eccetera, ma è qualcosa che comincia a venire implementato. Non sono partiti da zero, sono partiti, diciamo, dalle tecnologie che avevano a disposizione molti di questi attori, quindi Google su 10, Cisco Tor, eccetera. La qualità è come quella di HVC, se non un pochino migliore, poi dipende se andate sulla loro pagina, certo che vi faranno tutta la lista dei vantaggi. Bisogna sempre prenderli con un po' di attenzione, però direi che diciamo, non sono un gruppo di sprovveduti, nel senso che pensano anche alle questioni a cui banalmente non, diciamo, nell'ambito della sola ricerca non si pensa, cioè quanta RAM ci vuole per far girare il codificatore, è difficile implementare in hardware, no? E così via, cioè si pongono gli stessi problemi di quelli del gruppo MPEG e così via, perché alla fine sono poi anche le stesse persone che vanno da una parte e dall'altra, perché che sono Netflix e così via, vanno sia i meeting di MPEG sia i meeting di MPEG. Un piccolo confronto e poi passiamo alla trasmissione e all'ultima parte. Io vi ho scritto che il 10% migliora in termini di bitrate. Devo dirvi che non ho mai sperimentato in prima persona, quindi questi sono dati che vi riporto con un po' di attenzione, nel senso che se si trovano queste statistiche, qui sembra che sia 30% migliore, 40%, secondo me vanno prese con un po' di attenzione. 10% mi sembra un lower bound abbastanza safe. Di più dipende molto dalla risoluzione, dal tipo di sequenza e così via, poi c'è anche la questione dell'upscaling, per esempio, in questo caso, quindi bisogna sempre fare un po' di attenzione. Stiamo parlando di risparmio in termini di bitrate rispetto ad HEVC, che è fondamentalmente lo stato dell'arte. Ok, veniamo alla comunicazione. Ci sono stati molti avanzamenti negli ultimi anni, costantemente si è cambiato il protocollo di base, quello che sta sopra il P, quindi si è passato da UDP a TCP, quindi la trasmissione è diventata, potremmo così dire, affidabile. All'inizio avevamo, qualcuno di voi se li ricorderà, queste applicazioni standalone, Stellar, Real Player, piuttosto che GoodTime, piuttosto che Windows Media Player, tutte queste cose, programmi standalone. Poi si è cominciato ad arrivare dentro il browser, ma i browser non supportavano bene i contenuti video, e allora è spuntato fuori quel plugin Flash, piano piano adesso sta sparendo perché i browser supportano nativamente il contenuto video. E i browser poi supportano fondamentalmente HTTP, che è un protocollo che viaggia su TCP, sebbene poi supportino ancora tante altre cose, però fondamentalmente andare nel browser vuol dire parlare HTTP, quindi trasportare i dati su TCP, che è una bella differenza rispetto a quello che eravamo abituati a fare non più di 10 anni fa. Il vantaggio di usare HTTP è evidente perché è disponibile dappertutto. Dovunque c'è una connessione ad internet, un wifi qualsiasi, vi collegate, se non c'è il servizio HTTP dite non funziona. Se non c'è il servizio UDP, cioè se non passa tutto quello UDP, vi dicono qui non c'è. E non potete farci più di tanto perché nessuno
pochi lo usano. Qual è lo svantaggio di TCP? Che le applicazioni non sono in grado di controllare direttamente il comportamento di TCP, soprattutto quando paga la banda a disposizione. Voi scaricate qualcosa, la banda diminuisce, TCP la allenta automaticamente, aumenta la banda, TCP riprende a scaricare piano piano più velocemente. E così via. Se facciamo viaggiare una comunicazione multimediale su un protocollo come questo, il TCP si adatta, se ha dei dati da trasmettere, sale, scende, ma secondo cosa succede in rete, senza tener conto dei problemi a livello applicativo per i dati multimediali. I dati multimediali devono arrivare a certe specifiche deadline, altrimenti non servono più a niente. Se ho passato l'istante di visualizzazione non mi serve più a niente. Quindi, cosa è capitato? È capitato che anziché avere i reperti di dati come avevamo prima con UDP, adesso non ci sono più perché TCP recupera tutto, però a un certo punto possiamo finire i dati e aspettiamo, si congela l'immagine e si ricarica tutto. Cosa si è pensato di fare per, come dire, contrastare, controbattere questo effetto di TCP che si adatta da solo senza conoscere cosa succede a livello applicativo? Anziché fare un'unica richiesta come succede in HTTP, tagliamo il nostro contenuto in più segmenti e richiediamo ogni volta un nuovo segmento, mano a mano monitorando come va, come funziona l'applicazione, quindi quanta banda sul canale e così via. Così ogni volta che faccio una nuova richiesta verso il server potrò decidere di aumentare la banda, diminuire la banda e così via. E quindi sono, torno a essere io a livello applicativo e non più il protocollo al di sotto che decido a che bit voglio andare, seppure che con una granularità non tanto fine. E poi quando riproduco ovviamente non mostro i singoli pezzetti, ma è tutto un continuo, come siete abituati su una qualsiasi applicazione multimediale che c'era nel browser. Quindi il concetto è: facciamo delle codifiche che siano segmenti, quindi abbiamo il tempo sulla X, che sono 5 secondi, 2 secondi, 10 secondi, valori tipici di questi segmenti, a diversi bitrate, in maniera che se la banda sul canale scende mi adatto e prendo poi delle codifiche a più basso bitrate per continuare ad essere in grado di produrre contenuto senza interruzioni. Se sale, salgo anch'io e quindi aumento la qualità. E quindi c'è questo andamento variabile nel tempo tra una rappresentazione e l'altra, a seconda di cosa riesco a fare sulla base del canale che ho. E in più, avere un comportamento di questo tipo mi consente anche di spostare la logica applicativa dal server al client. Tipicamente erano i server con UDP che decidevano a che bitrate inviare, perché con UDP l'applicazione è il controllo. Con TCP non ce l'ha più, però se ho delle richieste che provengono dai client, il client è il punto naturale dove andare a decidere che cosa richiedere, quindi quale bitrate richiedere. Il client è in grado di misurare la banda, che sa quant'è la dimensione del chunk, come quando scaricate su un browser vedete la velocità di scaricamento, facilissimo da misurare, mentre è già più difficile l'autoserver, perché serve un feedback. Il client sa anche quanti secondi di dati ha a disposizione per la riproduzione prima di interrompersi. Quindi ha due vantaggi rispetto al server, cioè conoscere lo stato della riproduzione. Come adattarsi? Questa è un'area di ricerca abbastanza attiva. Diciamo che se c'è tanta banda c'è poco da discutere, però se comincia ad esserci poca banda, come sui canali wireless e così via, c'è molto che si può fare. Quindi cerca di predire cosa potrebbe succedere. Mi conviene spendere più banda adesso per scaricare un segmento di più alta qualità, ma poi rischiare di rimanere senza dopo, o il contrario. Sono tutte decisioni che sono difficili da prendere per gli algoritmi. Ricordate, non abbiamo più perdite, ma abbiamo questo problema delle interruzioni che va tenuto in conto, nel senso quanto ci dà fastidio che il video si blocchi per un po' rispetto a avere una qualità peggiore ma il video che continua a funzionare. Non c'è una risposta al momento, insomma si sta facendo un po' di proposte e così via, però esperimenti, non è che c'è una risposta definitiva. Standard in questo contesto? L'idea non è nuovissima, sono tante aziende, Apple, Microsoft, Adobe, eccetera, no, sono venute fuori con il loro sistema di streaming HTTP adattativo alla banda che c'è a disposizione. Però a me piace dire 80% uguali come logica, però 100% incompatibili. Uno usa XML, l'altro usa un altro formato, M3U, eccetera. Allora, se
gruppo, Peg ha pensato di standardizzare questa situazione e quindi di andare verso qualcosa di più standard per la realizzazione di applicazioni di streaming adattativo su HTTP Dash, rinomata per HTTP, diciamo 2012, formato interoperabile per fare streaming su internet. Hanno cercato di non reinventare niente da zero che fosse già inventato, quindi cercano di utilizzare il più possibile tutte le tecnologie esistenti, codificatori e altre tecnologie di questo tipo. Usano HTTP, c'è scritto nel nome dello stand, e quindi cercano anche di riutilizzare tutta l'infrastruttura HTTP, cioè un'enorme infrastruttura HTTP in giro. Pensate solo alla corte delivery networks, che mostrano solo qualche nutri, magari statici o cose di questo tipo, i JavaScript, eccetera. Adesso possono stare anche pezzetti di video, perché sono indipendenti e come vedrete, come vedremo, di fatto ci basta un normalissimo web server statico, senza nessuna dinamicità, lato server, una volta che ho preparato le descrizioni, i segmenti, dico come si chiamano, dico come devo andare a recuperare, ho fatto tutto il client. E quindi la logica di controllo è stata sfruttata dal server al client. Schema di principio, vi faccio notare solamente che Dash è questa parte in rosso a sinistra. Il client che sta a destra non è toccato da Dash. Questa è proprio la filosofia in Peg degli standard. Standardizzo solo ciò che è indispensabile per l'interoperabilità. E in Dash vuol dire il modo di dire, di descrivere come sono fatte le varie rappresentazioni, 400 kb, 500 kb, eccetera, risoluzione, come andare a prendere, quali sono gli URL HTTP che devo utilizzare, e un pochettino come devo andare a realizzare in maniera che, diciamo, funzionino correttamente, perché poi non c'è solo il video, c'è l'audio, il video sincronizzato, eccetera, eccetera. Però niente sul client. Ok, viene utilizzato? Sì. Ci sono grandi aziende, anche YouTube, Netflix e così via, fondamentalmente utilizzano Dash. Magari c'è qualche piccola variante, non è proprio completamente standard e così via, però se voi aprite cosa succede in un browser quando entrate su YouTube, fondamentalmente in quasi tutti i browser ormai è servita il contenuto tramite Dash. Farlo nel browser è anche il vantaggio che posso programmare il client molto facilmente e aggiornarlo tutte le volte che voglio. Fondamentalmente il client è un po' di codice JavaScript che gira all'interno del browser, che interagisce con l'elemento video, che è quello che vi visualizza e decodifica il video vero e proprio. E magari in un futuro non si esclude che venga fornito proprio un attributo dell'elemento video, cioè mpd uguale, per supportare nativamente Dash. Quindi magari si lascia un'interfaccia con l'implementazione da parte di chi vuole andare a modificare il comportamento di default del browser, ma si può diciamo avere una prima implementazione in default nel browser, come c'è che sono una serie di comportamenti di default nel browser, tutta una serie di altre caratteristiche HTTP, eccetera. C'è sempre la questione della logica di adattatività e poi di decidere quali sono le rappresentazioni disponibili, cioè banalmente il bitrate, la risoluzione e così via. Quale bitrate, quale risoluzione utilizzo? Cioè, in sostanza, qual è la mia scala del bitrate, quella che viene chiamata in gergo tecnico bitrate ladder, che tra l'altro ha un impatto notevole sulla qualità percepita del contenuto. Allora, veniamo all'ultima parte, siamo abbastanza in tempo. Questo problema che si sono posti in tanti. Vi racconto la storia di Netflix perché è abbastanza interessante. Tra l'altro Netflix tiene, come altre aziende, anche Facebook e così via, o meno però, tiene un blog tecnico abbastanza interessante da leggere, che parla sicuramente delle questioni multimediali, eccetera, però anche di altre questioni di tipo architetturale e così via, riguardo alle loro piattaforme, che è abbastanza interessante da leggere. Bene, nel dicembre 2015 ha fatto uscire questo post per title and code optimization. Cerchiamo di andare a fare una codifica della rappresentazione utilizzata per il singolo titolo, quindi per il singolo contenuto, film, eccetera. Perché prima era tutto fisso, cioè avevano questa tabellina che sono loro che hanno pubblicato, sono 10 rappresentazioni,
Chiaramente col salire del bitrate sale anche la risoluzione, perché non ne faccio niente, 5 MB se poi con Franco Bolla, ma diciamo che un po' di pari passo, però erano fisse, indipendentemente dal tipo di contenuto. Il problema che avevano è riuscire a realizzare questa scala di bitrate, questi vari bitrate per ogni contenuto, per ogni titolo, in una maniera ottimizzata, era misurare correttamente la qualità percepita dall'utente quando facciamo la codifica, la facciamo a 1 megabit piuttosto che 2, piuttosto che 3, così via. E diciamo c'erano tante proposte a livello di ricerca su come fare, però devo dirvi niente che funzionasse per davvero bene in pratica. Cioè, due contenuti di questo tipo, action movie, quindi esplosione, c'è da tanti dettagli, tante cose che si muovono molto velocemente rispetto alla soap opera, inquadratura fissa, notizia che parla e basta, stessa scala, che ovviamente non era una cosa ottimizzata, così magari si vede male l'action movie e si sprecano bit per la soap opera. Cosa c'era fino a quel momento? Fino a quel momento, beh, diciamo l'approccio classico di, diciamo, da 30 anni a questa parte era di usare il rapporto segnale-rumore. Quindi quello che per il video viene chiamato, cioè si utilizza il PIC, Signal Noise Ratio, il rapporto segnale-rumore di PIC, tutta una serie di questioni, però fondamentalmente il rapporto segnale-rumore, una differenza tra il segnale come ci aspetteremmo che sia se non è distorto e il segnale distorto. Nel caso del video c'è la differenza pixel per pixel, diciamo una media e così via, tiriamo fuori un numero. Però è un rapporto segnale-rumore, non è percettivo. E qui vi faccio vedere l'esempio classico, cioè a sinistra c'è l'originale, la foto acquisita senza compressione, queste quattro foto a destra danno tutte lo stesso rapporto segnale-rumore, o errore quadrato o meglio in inglese, diciamo, dipende da come andiamo a interpretare. Compressore JPEG, rumore diffuso, sfocatura, tutto perfetto tranne piccoli puntini, stesso rapporto segnale-rumore, quindi capite bene che non è una metrica adatta dal punto di vista percettivo. Questo è l'esempio che loro hanno riportato sul loro post Netflix. Tra sopra e sotto ci sono 3 dB di PSNR, che è la stessa metrica che abbiamo visto prima, un'altra maniera di vedere il rapporto segnale-rumore dB. A sinistra non notate alcuna differenza, a destra sul proiettore non notate poco, però vi assicuro che se guardate il computer c'è una notevole differenza. Cioè tutti i bordi sono molto netti nel cartone animato, sono molto più disturbati sopra rispetto a sotto. Quindi a destra c'è tanta differenza, a sinistra praticamente niente. Questo vuol dire avere una metrica percettiva piuttosto che un semplice rapporto se non buono. La metrica percettiva mi dice che a sinistra va tutto bene, a destra no. E vi dico anche che cioè questo esempio del cartone animato non è un esempio a caso, che mi hanno detto, ma penso sia facilmente verificabile, che più del 20% del catalogo di Netflix sono cartoni animati. Quindi non è una percentuale trascurabile del catalogo di Netflix, perché sono due cartoni per i bambini e poi ci sono i film. Ce n'è proprio tanto. Ok, si è fatto tanto lavoro a livello di ricerca. Queste due metriche, tre metriche sono forse le più note. Structural similarity, si cerca di vedere se quei contorni più o meno si assomigliano e così via, le due immagini, il riferimento a quello processato. Questo visual fidelity index tiene un po' in conto il modo in cui l'ottimo lo processa il contenuto visivo, quindi la sensibilità, le frequenze e così via. Questo VQM da una video quality metric dice poco, però è stato una metrica che funziona abbastanza bene, è proposta da un ente governativo statunitense che si occupa di queste cose. E poi ci sono tutta una serie di proposte fatte da aziende private che con vari processi di test e così via, sono arrivate anche a diventare delle raccomandazioni del TV, qualcosa di più ufficiale di una semplice proposta da parte dell'azienda. E poi nel 2016 è venuto fuori Netflix, è venuto fuori questo VMAF, Video Multimodal Assessment Fusion, che è fondamentalmente una metrica basata su una di queste già disponibili, secondo loro, quella che forse funzionava un po' meglio, più il solito machine learning. Hanno cominciato a usare anche loro machine learning, non nella forma di retina orale, che forse è la cosa più diffusa oggigiorno, ma con STM, Self-Perfecting Machines. Ora hanno tanti contenuti su cui fare il training, hanno selezionato una serie di contenuti che secondo loro erano significativi, hanno fatto fare il training, eccetera, e hanno tirato fuori qualcosa che effettivamente funziona parecchio bene, a detta di tutti gli esperti del settore. Tra l'altro questa metrica
liscio, prima che open source, quindi potete andare a seguita, scaricata tranquillamente, io la uso, come tanti altri, la stanno facendo evolvere, la mantengono e sono contenti di mantenere e di estendere a scenari tipo 4K oppure risoluzioni tipo schermi dei telefonini, più piccoli quando guardate Netflix sul vostro telefonino, oppure quando aumentiamo lo spazio di colore andando verso più bit o più possibilità di rappresentare colori più realistici. Perché l'ha rilasciata come open source? Fondamentalmente perché loro dicono, fino a questo punto siamo riusciti a farlo noi, noi saremmo contenti se funzionasse ancora meglio, però probabilmente ci richiede troppo sforzo. Vediamo se c'è qualcuno in giro che è in grado di aiutarci in questo contesto. In tanti stanno provando, devo dire, incluso noi. Questo è come funziona il BMAF. Vedete uno scatter plot sulla destra BMAF, sulla sinistra PSNR. Sull'asse X c'è la misura, quella che vorremmo ottenere, quella fatta con gli esperimenti con delle persone. Prendo una trentina di persone non particolarmente esperte nella codifica video, gli chiedo l'opinione, la loro opinione quando faccio vedere un riferimento non distorto, ma un riferimento. La sequenza video processata con quello che voglio testare e mi faccio dire quanto migliora l'una rispetto all'altra, semplificando un po', e lo metto qui sopra da 0 a 100, 100 è il massimo di miglioramento, 0 la sequenza che testo fa proprio brutto. Sulla Y non abbiamo la metrica PSNR BMAF, cioè quello che la metrica ci direbbe, e vedete che differenza c'è tra una cosa come un semplice rapporto di rumore e la metrica BMAF, che è effettivamente è molto molto più lineare, e difficilmente le metriche di cui parlavo prima arrivano ad una linearità di questo tipo, sono sempre tanti punti su e giù che danno parecchio fastidio. E quindi una volta che hanno sviluppato questa nuova metrica, questi di Netflix si sono messi fondamentalmente a ricodificare tutto il loro contenuto. Certi, diciamo così, che hanno una metrica affidabile per poter stabilire quali sono i punti corretti per avere una visibilità della differenza di qualità che c'è tra una presentazione e l'altra. Tra l'altro Netflix fa tutto in cloud, piccola nota, quindi usa Amazon AWS ampiamente, sono il più grande cliente di Amazon AWS che Amazon ha, ne spendono qualcosa come decine di milioni di dollari all'anno per mantenere tutta questa infrastruttura, però una delle cose che gli consente di fare questa infrastruttura e cambiare l'algoritmo quando gli gira, di cambiarlo, cosa che non potrebbero fare se avessero dell'hardware che implementa un certo tipo di codificatore. Questa è una differenza abbastanza importante rispetto ad altri che magari utilizzano dell'hardware apposito per fare le codifiche. Se hanno bisogno di cambiare qualcosa nel modo in cui approcciano il problema, cambiare il codificatore e così via, non devono buttare via tutto l'hardware che hanno e comprarlo. L'hanno fatto su qualcosa tipo 10.000 titoli, poi le stime cambiano un po', queste sono solo per gli Stati Uniti, però hanno qualcosa tipo 10.000 titoli di catalogo, per codificare 10.000 titoli di un'ora, due, tre ore, eccetera, non è proprio impresa. Ultima slide, poi conclusioni. Quindi, sembra che abbia risolto tutto, in realtà c'è ancora un problema aperto che è il temporal pooling, cioè le metriche che vi ho fatto vedere prima, incluso quella di Netflix, BMAF, funzionano sul singolo frame, cioè io prendo il frame, processato il frame originale, faccio il calcolo e mi dà un certo valore. Ma nel tempo, come faccio a mettere insieme questi valori? La risposta più banale, ovviamente, faccio la media, ma non è una cosa così ben funzionante, perché noi come umani siamo molto più influenzati dalla qualità peggiore, piuttosto che dalla qualità migliore. Se il vostro video, la qualità sale, poi scende, vi accorgete molto di più che scende rispetto al fatto che sale. E quindi questa è un po' la sfida aperta in questo momento per quanto riguarda il progetto di metriche di qualità video. Nel nostro gruppo stiamo collaborando con Video Quality Expert Group, che ha 20 anni di esperienza in questo settore. Tra l'altro la prima riunione che è stata fatta nella storia di Video Quality Expert Group, ho scoperto, è stata fatta a Torino, ancora prima che io finissi di laurearmi. E lavoriamo in questo JGI, questo subgroup, dove abbiamo un database di 60.000 sequenze annotate in maniera oggettiva, e non abbiamo in maniera soggettiva, perché riteniamo che avere una serie diversa di quegli algoritmi che abbiamo visto prima dovrebbe poterci consentire di trovare, offrettando le varie misure prese su diverse, tantissime sequenze differenti,
di trovare dei punti di debolezza e il possibile miglioramento delle nostre metriche di qualità video. Quindi concludendo, vi lascio un po' di spazio a domande. Secondo me in questo periodo, diciamo, c'è ancora molto interesse, sono ancora periodi molto interessanti per questioni relative alla codifica multimediale, ottimizzazione della trasmissione. C'è questa battaglia in corso tra Pega e Rise for Open Media, che è giusto all'inizio, ma probabilmente vedremo qualcosa di interessante. Mi aspetto che questo DV1 vi arrivi sui dispositivi, ci arrivi sui dispositivi di elettronica di consumo in maniera abbastanza rapida, giro di un paio di mesi probabilmente. Si fa solo più streaming su HTTP, soprattutto se abbiamo di mezzo al browser, e abbiamo visto come si può fare in maniera ottimizzata, adattandosi al canale, che è la cosa più problematica. C'è ancora tantissima ricerca da fare nell'ambito della misura della qualità video, anche considerando il caso di HTTP streaming, non sono accennato, però quando abbiamo dei freeze, e non c'è solo la questione di variazione della qualità, cosa vuol dire che ci sono stati dei freeze? Qual è l'impatto sull'utente? Cioè, qual è la qualità che l'utente riporterebbe se vediamo un video che ogni tanto si blocca? Probabilmente scarsa, va bene, però riusciamo a fattorizzare in qualche maniera questa misura? Oppure dobbiamo dire non si deve bloccare mai, però questo ci costa molto in termini di perdita per potersi adattare alla banda. Tutte questioni aperte, vi ringrazio per l'attenzione e se avete delle domande o dubbi sono volentieri a vostra disposizione. Ovviamente immagino che infatti cambia anche il standard, diciamo, di dispositivi, perché se io penso ai vecchi monitor, ai vecchi televisori, che penso a un 8K, aumenta la risoluzione, ma soprattutto aumenta la percezione dall'occhio e della profondità, inizialmente per gli artefatti, no? Rischia di vanificare l'effetto. Ecco, che effetto ha? Che effetto hanno questi aumenti di di pixel a livello di standard sulla percezione di altezza? Penso ho capito bene la tua domanda. Fondamentalmente, chiaro, noi ci aspettiamo di avere un qualcosa che ha sempre più risoluzione, quindi chiaro che vogliamo vedere quella precisione del contenuto che ci aspettiamo con quella risoluzione. E questo fa sì che il bitrate salga. Se abbiamo un nuovo standard, tipicamente questo nuovo standard riesce a farci diminuire la salita del bitrate che avremo col vecchio standard di un fattore più o meno 2, facendo perdere che se prendiamo un vecchissimo standard direttamente non supporta quella risoluzione, perché nei documenti non ha scritto che poter supportare eccetera, diventa difficile trovare hardware e software che lo faccio. Però è chiaro che più saliamo di risoluzione e più dobbiamo aumentare il bitrate. Cioè, come vedi qui, una scala, diciamo, generica, come dicevamo prima, però cioè, non è che ti servono il full HD su Netflix a 1 megabit, perché non avrebbe senso. Cosa me ne faccio di tutti quei pixel se poi si vedono le distorsioni? Cioè, piuttosto scendo di bitrate, cioè piuttosto scendo di risoluzione, tanto poi gli schermi fanno upscaling, quindi fanno un aumento di risoluzione, diciamo così, virtuale, certe volte riesce anche abbastanza bene, e streamo a un bitrate inferiore, perché così prima di tutto riesco a farlo senza interruzioni, e alla fine è la qualità che tu come utente percepisci come la migliore, dato il canale che hai a disposizione. Cos'è risposto? Invece una puntualizzazione sull'ultima slide, no? Quando dicevi appunto si sta cercando una nuova maniera, per esempio, per ottenere, diciamo, una misura, no? Sul tempo, quindi sul tempo. Sì. Vedete, tu hai detto giustamente, la media non è un buono stimatore, le persone vanno per estremi, no? Sì, sì. Magari non so se avete già provato una curiosità, invece che usare la teoria media, cioè della media, la teoria dei valori estremi. Ci sono diverse strategie di temporal pooling, e in effetti
decimo percentile, novantesimo percentile e così via. Nel senso che c'era tanto con la media armonica, che è un altro approccio che pesa molto di più diciamo, le cadute rispetto alle salite, però diciamo, non c'è una risposta a oggigiorno. Diciamo, però quella potrebbe essere una strada, perché quella che si usa in finanza, cioè è proprio una teoria alla statistica all'atere, no? Che misura di maniera diversa le code rispetto. Sì, sì, bisogna vedere anche che forma la distribuzione, sì, però. Sì, sì, però il problema è che non lo sai. No, cioè, dipende dal contenuto, come molte di queste cose qua. Sì, però comunque ragionare su questi estremi è una delle possibilità. La TIA, che è quella che ha sviluppato BQM, una di quelle che ha sviluppato questo BQM che ormai ha più di 10 anni, raccomanda come temporal pooling una di queste strategie, entrare tanto, diciamo, mi sembra un 10%, percentile 10. Sì. Ecco, proprio su quella slide, hai parlato di questa misura WMAS, sì, in cui ci sono le supported machine. Ecco, lì il training set è fatto con degli umani. Il training set è fatto con degli umani, sì, nel senso che si è messo a fare, diciamo, ha fatto questo database, ha cercato, cioè ha fatto valutare, diciamo, questo database da degli umani, no? Quindi ha fatto degli esperimenti di qualità soggettiva, e questi sono quello che si cerca di ottenere una volta che si fa il training con la Frontal Machine come risultato. Diciamo su quel dataset che viene utilizzato, che tra l'altro non rilasciano, perché come sempre in tutte le applicazioni di machine learning la cosa più importante è il dataset, no? Cioè hanno rilasciato un po' di sequenze, diciamo, che utilizzano anche per questi scopi, però sicuramente non tutto quello che utilizzano per fare questo training, però la loro misura, se tu hai il dataset, può essere utilizzata per rifare il training, quindi ti danno tutto il codice per rifare il training. Quindi diciamo, in questo sono relativamente aperti, diciamo, rispetto a tanti altri. Sì. Prima parlavi del passaggio che c'è stato dall'uso di UDP all'uso di TCP. Mi viene in mente che Google recentemente ha proposto il protocollo QUIC per la trasmissione di contenuti web, che praticamente sostituisce il TCP con un'altra implementazione di protocollo di trasporto basato su UDP. Quindi sembra che, diciamo, ci sia un trend di andare verso UDP nelle trasmissioni web. Allora mi sembrava un po' curiosa questa cosa, no? E mi chiedevo se c'è qualche, che tu sappia, qualche discussione legata a questo, cioè un possibile ritorno all'UDP, anche tenendo conto di questi sviluppi recenti che mirano soprattutto a ridurre quei tempi di instaurazione della connessione che i TCP possono dare, latenze un po' quasi. Diciamo che vabbè, questo potremmo dire che queste cose vanno e vengono. prima avevo sentito il circuito di UDP, però non l'ho detto in questa presentazione, bisognerebbe fare una presentazione completamente separata, ma cosa si fa per il basso ritardo nei browser? Quindi voi adesso sapete che potete prendere un browser, aprire, andare su web.skype.com e farvi una vostra chiamata usando semplicemente il browser senza installare nessun plugin, eccetera. Quella non viaggia su TCP, sempre che la rete ci faccia passare UDP, ma va su UDP. E in effetti nei browser moderni c'è tutto uno stack basato su UDP per fare comunicazione a basso ritardo, che in realtà può probabilmente essere utilizzato anche per, diciamo, visualizzare questo tipo di contenuto. Adesso non conosco questo nuovo protocollo proposto da Google nello specifico, però posso dirvi come si chiama, diciamo, lo standard che viene utilizzato nei browser che si appoggia su UDP, che si chiama WebRTC, Web Real Time Communication. E questo WebRTC specifica tutta una serie di protocolli al di sotto di UDP che consentono di instaurare una comunicazione, stavolta a bassa latenza, perché appunto uso UDP e non c'è tutto questo opere di apertura e soprattutto di poco controllo della connessione TCP, è uno
stack, diciamo, separato, nel senso che sopra UDP c'è RTP e poi su RTP c'è ancora una cifratura che è obbligatoria, più tutta una serie di protocolli di in web RTC. E poi tutta una serie di protocolli di servizio, perché poi il problema di UDP non è tanto tecnologico quanto del mondo in cui ci troviamo. Cioè, siamo dietro un NAT e i pacchetti UDP non tornano indietro se qualcuno non dice il NAT e prima non c'è da porta di mandarceli al nostro browser. E quindi ci sono tutta una serie di protocolli di servizio che servono a fare in modo di capire qual è il mio IP pubblico, qual è il mio... se riesco a aprire una porta UDP sul mio NAT in maniera che i pacchetti mi tornino indietro, così via. Una volta che siamo riusciti a stabilire questa, chiamiamola connessione, anche su UDP ovviamente c'è voce di connessione, possiamo iniziare a parlarci UDP. E diciamo, IETF ha standardizzato questo WebRTC, che è una maniera più o meno standard di parlarsi con bassa latenza, appunto usando UDP come protocollo sottostante. Però una volta che sono riuscito a stabilire, diciamo, che la comunicazione UDP può funzionare. Poi se il protocollo prenderà piede, diciamo, se uno va appunto su un posto dove ti danno il wifi e poi funziona Google, qualcuno si lamenta. Se invece funziona solo il tuo server che hai, diciamo, sotto la scrivania, poi devi ricorrere, non è che nessuno fa niente. Quindi bisogna vedere poi anche il supporto da parte delle reti in generale, UDP quanto lo supporta. Però a casa, che so, quella di sera, eccetera, magari ho lasciato da parte il problema del NAT, cioè tipo router wifi che tipicamente ognuno ha, che però è gestibile, UDP arriva, quindi in quel caso lì forse sì, può essere un'alternativa valida. Quindi potremmo dire che c'è già un po' di supporto con UDP all'interno dei browser. Finora non è mai stato utilizzato, diciamo, per applicazioni di tipo on demand, dove la latenza, il requisito di latenza è un po' più lasco rispetto alle comunicazioni interattive. Cioè io schiaccio e aspetto 2 secondi perché parte il video, va bene, se è un film, 2 secondi, un film. No. Se faccio zap di continuo, invece no, è chiaro che è molto scenario, comincia a pesare questo ritardo iniziale di riproduzione, perché devo attendere i primi dati. Quindi questo è quello che saprei dire su UDP al momento. Quindi è probabile che ci sia un qualche ritorno UDP, in che forma, però non saprei dirlo. WebRTC, diciamo, un'altra cosa che c'è è fondamentalmente oramai funziona su quasi tutti i browser. Quindi questo UDP ce l'hanno anche i browser. Le domande. Le domande? Ti affamati? Poi ti ho mangiato. Bene, allora, grazie Enrico, molto interessante. Grazie, ricordo il prossimo.